della nostra regione non è. Da lunedì 14 tornano i ragazzi a scuola e da lunedì 14 è ancora più operativa la struttura della SL Torino 4. Avete immaginato come poter supportare le scuole, i ragazzi e le famiglie? Certo, questa è la nostra intenzione fin da quando appunto sono uscite queste certezze quantomeno sulla riapertura o comunque queste forti intenzioni di riaprire. A livello aziendale abbiamo pensato di attivare dei punti ad accesso diretto a cui i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta possono inviare direttamente tramite una segnalazione in piattaforma informatica che è già disponibile i casi per cui sospettano necessario appunto effettuare un accertamento tramite tampone. Saranno 3 punti in azienda opportunamente dislocati nel nostro territorio, in aree esterne ma attigue ai nostri presidi sanitari. A cui sarà possibile accedere attraverso il mezzo automobilistico e quindi senza necessità di scendere dall'autovettura, ma con modalità molto rapide che appunto oggi si definiscono drive-thru, quindi una guida attraverso un presidio di tamponamento che viene effettuato da personale appositamente formato e protetto. I punti saranno Castellamonte, Lanzo e Settimo Torinese, poi c'è una figura importante individuata all'interno dell'azienda che farà proprio un po' da referente nei confronti delle scuole. Certo, è fondamentale avere un riferimento che sia l'interfaccia aziendale nei confronti di tutti gli istituti scolastici e dei vari plessi. Questa figura è il dottor Bellan, Giorgio Bellan, che già ha contatti ormai storici nell'ambito della promozione della salute con tutti gli istituti scolastici, quindi ha questa sorta di conoscenza, contatto privilegiato che consentirà proprio di agevolare la comunicazione, supportato da un'adeguata equipe di operatori professionisti aziendali che appunto lo aiuteranno nell'interfaccia e nella comunicazione in tutto ciò che sarà necessario diciamo supportare gli istituti. Il messaggio chiaro alle famiglie e alle scuole è utilizzare tutto quanto la SL ha in questi giorni immaginato di mettere a disposizione del territorio. Certamente e anche e soprattutto adottare dei comportamenti responsabili, quindi questo vale sempre e a prescindere del contesto. Mi raccomando, igiene delle mani, mascherine, distanziamento e in generale degli stili di vita responsabili che possiamo anche trasmettere ai ragazzi.